Siamo sull'orlo del baratro. Ce lo sentiamo ripetere spesso. Abbiamo vissuto al di là delle nostre possibilità e dopo anni di ininterrotto progresso è tempo di pagarne lo scotto. Crisi ambientali, epidemie, surriscaldamento globale, queste le conseguenze del modus vivendi causate dalla nostra routine quotidiana. Ormai si perde il conto dei saggi, delle conferenze, delle riunioni plenarie imbastite per sottolineare il rischio sempre più concreto di innescare l'estinzione del genere umano, se non addirittura la distruzione del pianeta. Fior fiori di scienziati, politici, banchieri e filantropi si premurano quotidianamente di far da Cassandra, imputando alla gente comune ogni possibile fonte di sventura. Altrettanto chiaramente non hanno soluzioni concrete per impedire tutto questo, se non approvando documenti molto poco scientificamente pilotati per secondi fini tutt'altro che benevoli. La realtà fattuale è che non vi è un riscontro dimostrabile che attesti come fonte primaria di dissesto climatico l'opera dell'uomo, oppure che l'inquinamento sia causa diretta dei cambiamenti climatici, che del resto sono sempre sopraggiunti ciclicamente con o senza l'uomo. Se davvero il problema principale dei disastri ambientali risiedesse nel consumo smodato di combustibile fossile, allora perché perdere tempo cercando di salvare i produttori di automobili? Oppure le industrie e le fabbriche concentrate vie più a confezionare prodotti inutili? Perché non affrontare il problema alla radice, e cioè attaccando il consumismo che sta alla base di ogni società occidentale e liberale? Forse perché si sconvolgerebbe la vita di milioni di persone cresciute con il mito della crescita infinita? Ci sono tante domande che meriterebbero risposte. Invece, in cambio di logiche e supposizioni, ci troviamo summit infiniti, parate eco-friendly, filibustieri in giacca e cravatta che hanno riscoperto il piacere di far del bene. E che dire poi del globalismo, che con il suo sistema di interscambio commerciale è sicuramente causa primaria dell'inquinamento, con centinaia di migliaia di fabbriche delocalizzate in paesi dove la produzione costa la metà, ma dove poi dipendiamo fortemente dal trasporto via container anche per i più insulsi prodotti. Siamo abituati a consumare cibi fuori stagione perché ne possiamo disporre in qualsiasi momento. Eliminando cicli naturali consolidati dall'evoluzione, osserviamo con orrore automobili viaggianti a gasolio, ma facciamo finta di nulla quando migliaia di smartphone vengono gettati via dopo pochi mesi di utilizzo, perché è uscito un nuovo modello di cui non abbiamo bisogno, ma che lo status sociale e il marketing ci fanno credere indispensabile per le nostre vite. In pochi parlano di quello che serve per estrarre dalle miniere le rare materie prime necessarie per la componentistica degli oggetti tecnologici, cosa richiede produrre le batterie e come sia un problema smaltire tutte queste cose quando non servono più, dopo 2-3 anni appena. E pensare con tempo acquistare un elettrodomestico era un investimento importantissimo, e quest'ultimo veniva conservato e riparato per durare il più a lungo possibile, finendo spesso per essere patrimonio di famiglia. Questo non è luddismo, sono soltanto considerazioni di un qualunque tizio che viene continuamente bombardato da argomentazioni ecosostenibili, ma che si rende conto quanto la responsabilità di questa situazione ricada esattamente sugli stessi promotori del capitalismo del consumo, coloro i quali hanno fatto in modo di sostituire i bisogni delle persone con desideri creati ad arte da campagne di marketing a tappeto. L'essere umano è un problema, la sua crescita demografica è esponenziale e rischia di ridurre le risorse del pianeta, e l'emissione di CO2 a causa sua viene continuativamente incrementata. Fino a non molto tempo fa in Cina vigeva la politica del figlio unico per contenere un aumento della popolazione che sarebbe stato insostenibile, mentre in Occidente si liberalizzava l'aborto e la crisi economica metteva la popolazione nell'impossibilità di procreare onde evitare il rischio di non riuscire
a crescere adeguatamente i bambini. Qualcuno in Italia affermava che si sarebbe dovuto combattere il fenomeno pescando a piene mani tra i migranti e diversi studi scientifici attestavano la carenza di fertilità tra la popolazione maschile come fenomeno molto preoccupante. Nonostante tutto questo, ancora oggi, nei meeting tra i potenti, come ad esempio nel forum di Davos, si continua a ricercare nella demografia la causa principale della crisi globale. È chiaro che in tali congressi aleggia ancora il fantasma di Malthus. Settimo figlio di Daniel Malthus e Henrietta Catherine Graham, Thomas Malthus nacque in una famiglia benestante a The Rockery, nel Surrey inglese, nel 1766. Dopo una brillante carriera accademica all'Università di Cambridge, nel 1797 viene ordinato pastore luterano, iniziando qualche anno dopo la carriera di professore in economia politica, battagliando altresì con diverse personalità influenti dell'epoca. Ciò che colpisce in Malthus non è certo la sua vita da tranquillo professore universitario, quanto le teorie esposte nei suoi saggi che hanno notevolmente impattato nell'immaginario collettivo, tanto che ancora oggi si discutono apertamente. Quando nel 1798 pubblica Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società, il dibattito pubblico esplode. Ma facciamo parlare lui direttamente dalle sue pagine. In un'indagine sui futuri progressi della società, il modo naturale di condursi sarebbe quello di investigare, primo, le cause che hanno finora impedito i progressi del genere umano verso il suo benessere. Secondo, la probabilità di rimuovere in tutto o in parte queste cause. Entrare pienamente in questo esame ed enumerare tutte le cause che hanno finora ostacolato i progressi umani sarebbe cosa superiore alle forze di un solo uomo. Lo scopo principale del presente saggio è di esaminare gli effetti di una sola gran causa, intimamente legata alla natura dell'uomo, la quale, quantunque abbia costantemente ed energicamente operato fin dalle sue origini, pure ha attirato poco l'attenzione degli autori che si sono occupati di questa materia. La causa a cui alludo è la costante tendenza che hanno tutti gli esseri viventi a moltiplicarsi più di quanto permettono i mezzi di sussistenza di cui possano disporre. Nel regno animale e vegetale, la natura ha profuso i germi della vita, ma è stata comparativamente avara dello spazio e degli alimenti necessari al loro moltiplicarsi. I germi esistenti in un piccolo angolo di terra, se avessero con loro abbondanza di cibo e di spazio, nel corso di poche migliaia di anni avrebbero occupato milioni di mondi. La necessità, legge universale e prepotente in natura, li reprime entro i limiti prescritti. Le piante e gli animali sono costretti a piegare sotto l'impero di questa legge, e la razza umana, qualunque sforzo facesse, sarebbe sempre, come ogni altra, costretta ad ubbidirle. Per le piante e per gli animali, la cosa procede in modo ben semplice. Sono tutti portati da un poderoso istinto a moltiplicare la loro specie, istinto che non viene frenato da alcun ragionamento o dubbio sul modo di provvedere all'esistenza delle loro generazioni. Perciò spiegano la loro forza di procreazione dovunque possono, e tutto il sovrappiù viene eliminato in un secondo momento per mancanza di spazio e di viveri. E fra gli animali, inoltre, per la voracità che li fa preda gli uni degli altri. Nell'uomo gli effetti di questa legge sono molto più complicati. Mosso dal medesimo istinto di procreazione, la ragione lo arresta e gli propone il quesito se gli sia lecito far sorgere esseri nuovi nel mondo, per i quali egli non possa provvedere sufficienti mezzi di sussistenza. Se egli cede a questo ragionevole dubbio, il suo astenersi si converte spesso in causa di vizi. Se non vi bada, la razza umana si vedrà di continuo tendente ad accrescersi al di là dei suoi mezzi di sussistenza. Ma siccome per questa legge della nostra natura che fa dipendente la vita dal cibo, la popolazione non può moltiplicarsi più di quanto permette il più limitato nutrimento capace di sostenerla, così si incontra sempre un forte ostacolo al suo incremento nella difficoltà di nutrirsi. Difficoltà che di tanto in tanto deve necessariamente apparire e deve risentirsi nella maggior parte del genere umano, sotto l'una o l'altra, fra le varie forme della miseria o della paura della miseria. Malthus in questo saggio e nei successivi
ricerca sulla natura e sul progresso della rendita, principi di economia politica considerati dal punto di vista della loro applicazione pratica, la misura del valore e definizioni di economia politica, diventa portavoce della controversa teoria della popolazione che, unita all'analisi monetaria, allo studio della rendita fondiaria e alla cosiddetta teoria degli ingorghi generali, in base alla quale le depressioni economiche sarebbero dovute da una parte all'eccessivo aumento del risparmio e degli investimenti e quindi dell'offerta di prodotti, dall'altra all'insufficiente aumento della domanda di beni di consumo, formano le credenziali che ancora oggi muovono ad azione i suoi discepoli. Assertore di un energico controllo delle nascite, Malthus identifica la causa principale della miseria nel fatto che la popolazione tende ad aumentare più rapidamente dei mezzi di sussistenza. L'incremento demografico può tuttavia essere ritardato da freni repressivi come guerre, epidemie, carestie o da freni preventivi come la restrizione morale. Quest'ultima, a cui Malthus esorta tutti gli uomini e soprattutto i poveri, consiste in una limitazione volontaria delle nascite attraverso l'astensione dal matrimonio. Inoltre, mette in luce il crescente divario tra la crescita demografica e quella delle risorse per la sussistenza. La popolazione, egli asserisce, cresce secondo una proporzione geometrica, 1, 2, 4, 8, eccetera. Per cui ogni singolo aumento è principio di moltiplicazione degli aumenti successivi. Al contrario, le risorse per la sussistenza aumentano solamente in proporzione aritmetica, 1, 2, 3, 4, eccetera. Ne segue che l'aumento delle risorse non riesce a tenere il passo con la crescita della popolazione. Vi saranno sempre più esseri umani e, proporzionalmente, sempre meno risorse sufficienti a sfamarli. Ecco che da quanto esposto sinora non si fa alcuna fatica a trovare parallelismi con il darwinismo sociale, che preconizzava una selezione artificiale in base alla disponibilità economica. In molti contrastarono apertamente le teorie di Malthus. Basti pensare a Ralph Waldo Emerson, che osservò l'incapacità del pastore luterano di contemplare l'incremento della capacità inventiva e tecnologica dell'essere umano, preso com'era dal ritenere la crescita demografica un peso insostenibile per lo Stato, non di certo una ricchezza. Un altro eminente studioso che criticò apertamente Malthus fu Karl Marx, che sul Capitale arrivò a definire il saggio sulla popolazione un superficiale plagio, declamazione da scolaro o meglio da prete delle opere di Defoe, Sir James Stuart, Townsend, Franklin, Wallace, eccetera, e non contiene neanche una sola posizione originale, sebbene queste critiche rientrino nelle supercazzole fra intellettuali. La società civile si scontrò tra queste differenti visioni, pur rimanendo entrambe comprense all'interno della corrente positivista. Quindi gli schieramenti si limitavano a propendere per una crescita demografica quale panacea umana e una crescita demografica quale male assoluto in grado soltanto di perpetrare squilibri reddituali. La scienza, da meno metodo sperimentale per indagare la realtà, stava già assumendo un'impronta dogmatica, rappresentata negli studi dei filosofi e degli economisti dell'epoca come unico metro acclarato per comprendere la natura umana. L'uomo come puro fattore numerico è da un lato e dall'altro. Tuttavia Malthus vive e, parafrasando Marx, il suo spettro si aggira per l'Europa in quanto cultori del suo lavoro, invero dimenticato per due secoli, sono tornati alla ribalta e occupano posti notevoli nelle nostre varie istituzioni. Un saggio del 1968 dell'ambientalista statunitense Paul Ehrlich, che fece proprie le argomentazioni di Malthus in The Population Bomb, prevedendo carestie per gli anni 70 e 80, diede il là al neo-malthusianesimo. La ricerca ergonomica, che era a quei tempi già sulla strada di quella che sarebbe stata la rivoluzione verde, portò a forti incrementi nelle rese agricole. La produzione agricola resse per molti anni il passo della crescita demografica. Tuttavia i neo-malthusiani sottolineano il fatto che la rivoluzione verde era risultato della diffusione concreta di un progresso che la genetica e l'ergonomia aveva conseguito in 100 anni e che l'incremento di produttività
prevedibilmente in futuro non si sarebbe replicato. Questo risultato eclatante era basato sull'uso di fertilizzanti petrolio dipendenti, che pertanto sarebbero sconsigliati per via delle restrizioni presenti oggigiorno. Sul fatto che molte culture erano diventate geneticamente così uniformi che una eventuale grave difficoltà delle stesse avrebbe avuto nel contempo una vastissima diffusione, potenzialmente pericolosa. Che l'energia necessaria alla rivoluzione verde era fornita da combustibili fossili sotto forma di produzione di fertilizzanti, che richiede gas naturale, e di metodi di irrigazione azionati grazie all'uso di idrocarburi. Tenete ben presente queste tesi, perché stanno alla base del cambiamento di paradigma che subiremo prossimamente. Le teorie della bomba demografica continua imperterrita a mietere consensi tra gli esponenti di spicco della nomenclatura politica. Basti pensare al ministro Roberto Cingolani, il quale ha affermato che il pianeta Terra è progettato per 3 miliardi di persone e stanno alla base delle più svariate regolamentazioni europee. Basti pensare ai vincoli relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla constatazione che digitalizzazione e rivoluzione verde vadano di pari passo al tentativo di rallentare la crescita demografica. Nonostante in Europa viviamo un inverno demografico che si sta espandendo a macchia d'olio, senza che queste logiche e asserzioni vengano prese minimamente in considerazione dai piani alti. Eppure ogni anno produciamo fino a 3 volte il necessario in alimenti, gettando via enormi quantità di cibo, e gli squilibri economici tra chi possiede tutto e chi non possiede nulla vengono continuamente espansi, senza contemplare una più equa ridistribuzione di ricchezza, ma anzi, proponendo con forza la sharing economy, null'altro che esproprio collettivo e abolizione della proprietà privata, come affermato da Davos. Non avrai nulla e sarai felice. Malthus è qui.